Campioni e campionissimi hanno sfilato quest'anno nella tradizionale festa per la consegna dei premi del CONI Point. La cerimonia di premiazione, di sacrificio e passione si è svolta nella sala conferenza della Camera di Commercio in via Roma. Un lungo elenco di titoli importanti per quasi tutte le discipline. Alcuni sport tra i più popolari però quali la pallavolo e il calcio, che in passato hanno avuto livelli di eccellenza, ultimamente hanno mostrato segni di sofferenza. Ma il delegato provinciale del CONI, Lucio Masia, ha deciso di premiarli comunque per il messaggio che hanno lasciato col loro esempio. Si va da Tore Arca, allenatore pluriscudettato con la Torres femminile, a Pierfranco Marchisio, coordinatore sportivo scolastico per tanti anni e preparatore atletico di società. Da Gianfelice Pilo, campione sardo di tennis, a Emanuele Rotondo, bandiera della Dinamo, da Gianni Polito storico presidente del CUS, ad Antonio Giua, primo fischietto sardo ad arbitrare nella Serie A di calcio. Nell'elenco dei premi speciali anche i nomi di Guido Garrucci, un del tifo Torresino, di Filippo Pluchino. Ci sono poi premi per le società: il Team Alghero Corse e la ASD Concordia e per gli organizzatori di alcuni eventi cresciuti fino a diventare internazionali, come Pirodo e le sue città di Sassari di Lotta ed Enea Selis, patron del torneo giovanile Manlio Selis e di Mauro Calso, commissario tecnico della XAI. Tra i protagonisti della serata, un posto particolare per Omar Magliona, che ha ricevuto una medaglia di bronzo del Coni nazionale.